È il primo atto ufficiale questo, la consegna dei Guzzi, da oggi non si scherza più. No, da oggi entriamo nel vivo della manifestazione. È un giorno importante perché poi alla fine la consegna dei Guzzi è quello, diciamo, lo starter ufficiale che dà il via a tutto l'ambaradan che c'è intorno al palio. Quindi speriamo che vada tutto bene, le barche le abbiamo preparate, sono state riviste dal cantiere Lunghi in maniera eccelsa, secondo me. Abbiamo già effettuato tutte le misurazioni del caso e quindi siamo pronti proprio per partire. Ecco, un palio che si annuncia con tante rivoluzioni, a cominciare dall'ente palio, poi varie rivoluzioni nei vari quartieri, insomma tante novità. Ci sono un po' di novità, sì, anche nei rioni stessi ci sono stati vari rinnovi, vari vocatori che entrano, escono e che si stanno preparando tutti al meglio per cercare di strappare questa Coppa d'Oro alla Fortezza. Senti Gianni, quanto è difficile questo ruolo? È difficile, è abbastanza difficile perché c'è da organizzare un sacco di cose, c'è da stare dietro a mille problemi piccolissimi e grandissimi, però abbiamo una bella squadra e devo ringraziare Viola e Alessandra che ci danno una mano, la tesoriera e il direttore artistico, veramente veramente importante. Però credo che per un santo stefanese essere il comandante del palio è un momento che dà anche grandi soddisfazioni. Sì, è un onore. Questo è un onore sicuramente e mi aspetto poi da me personalmente delle cose fatte bene, perché sono abituato nel mio lavoro a fare questo. È un impegno, ma adesso la fascia non ce l'ho, ma quando te la metti, insomma, le gambe un pochino tremano. Cosa deve fare il direttore tecnico? Qual è il ruolo? Diciamo che è un ruolo credo che sia abbastanza importante, quello di cercare di amalgamare questi quattro rioni, questi contradaioli, che comunque c'è sempre qualcosa di piccante tra di loro, cercare insomma di trovare un punto d'accordo e insomma cercare di farli andare avanti. Esatto, sì, cercare di levare queste diciamo discrepanze che c'è. Anche ci sono tutti gli anni queste. Fanno parte del palio, però cerchiamo di essere più puliti possibile, di mettere le regole in chiaro, di farle rispettare e soprattutto di non fare interpretare le regole vanno rispettate, ci sono, quindi almeno io sono abituato nel mio settore, visto che faccio da 30 anni l'arbitro di pallanuoto di Serie A, quindi di solito le regole sono importanti, vanno rispettate e non vanno interpretate, speriamo che loro mi capiscono, il lavoro, cerco, vedo che comunque mi stanno ascoltando e speriamo bene, via. Dopo un anno tribolato come quello del 2016, cosa ci aspettiamo nel 2017? Nel 2017 ci aspettiamo che la fortuna sia un pochino dalla nostra. Abbiamo cercato di cambiare un pochino tutte le situazioni che c'erano in corso, nel senso che cerchiamo di fare un po' di programmazione, cioè abbiamo trovato dei ragazzi giovani con delle belle prospettive, ragazzi che hanno vinto già dei palietti negli anni passati, con un preparatore di tutto rispetto, e cerchiamo di fare un po' di programmazione. Sicuramente non saremo fra i favoriti in quanto sono molti al primo palio, però insomma i ragazzi sono allenati bene, si stanno allenando bene e cercheremo di dire la nostra. Parlaci un po' del tuo equipaggio. Il mio equipaggio, come ho detto poc'anzi, è un equipaggio di ragazzi giovani. Abbiamo un primo reme che negli anni è stato alla Fortezza, quindi ha delle capacità, ha capito determinate cose, quindi tecnicamente possiamo dire la nostra, come spero di farlo. E niente, gli altri abbiamo avuto qualche problemuccio durante tutto l'inverno, quanto un ragazzo per motivi lavorativi ci ha abbandonato a febbraio, un altro senza apparente motivo ci ha abbandonato i primi di giugno, però diciamo che potrebbe essere l'anno buono, in quanto ci sono tutti i particolari che mi fanno rivivere il primo anno da consigliere del 2005, dove anche lì nell'inverno mille vicissitudini e poi alla fine dei conti abbiamo portato lo standard a casa. Pilarella, che secondo le ultime notizie che ho dovrebbe essere quella che si frappone fra la Coppa d'Oro e la Fortezza. Anche l'anno scorso abbiamo fatto il massimo, quest'anno cercheremo di, come ha detto lei, di metterci fra la Coppa d'Oro e la Fortezza. Non è un'impresa facile perché comunque
andremo contro uno degli equipaggi più forti comunque della storia del Palio. Il tempo col quale hanno fatto il Palio l'anno scorso lo dimostra. Però insomma noi ci siamo allenati bene e cercheremo comunque di portargliela via. Ecco, l'equipaggio della Pilarella com'è? È composto, è lo stesso equipaggio dell'anno scorso. Abbiamo fatto dei cambiamenti tecnici, però è cambiato, diciamo, la guida tecnica e, diciamo, molte cose sono differenti dall'anno scorso. E su questo, e questo ci dà fiducia per il Palio di quest'anno. Tra l'altro voi siete il Rione che nella sfilata è sempre il primo. Chissà che non sia un buon auspicio anche per il Palio. Sì, ogni anno faccio complimenti alle nostre donne perché sono veramente ben organizzate e danno lustro a Rione con la sfilata e gli abiti che riescono a fare. Anche, diciamo, i nostri rionali sono molto partecipi nel, diciamo, durante la sfilata si mettono a disposizione del Rione e quindi un grazie va anche a loro. Il Rione più piccolo, se vogliamo, quello che è proprio al centro di Porto, il grande Rione, Proprio al centro di Porto Santo Stefano, il Santo Storico, piccolo ma grande. Ma grande, sì. Grande perché? Perché anche se piccolo è Rione, diciamo, il secondo Rione aver vinto più pali e anche una Coppa d'Oro. Ecco, l'anno scorso avete fatto un ottimo palio, diciamo, sì, la verità. Il risultato, siamo arrivati terzi, un ottimo palio lo fa chi vince. Vabbè, volete vincere tutti? No, certo, qui il secondo posto non conta. No, a parte tutto avete avuto diverse vicissitudini negli anni passati, però vi siete rimessi in carreggiata. Specialmente, certo, senz'altro, con dignità, sì. Quindi un nuovo consiglio, nuova organizzazione? Ma un nuovo consiglio, diciamo, più o meno le facce sono sempre le stesse, siamo un po' scambiati le cariche, diciamo così, via. Siamo sempre più o meno i soliti che collaborano, ci vorrebbero, diciamo, più, ci vorrebbe un ricambio generazionale che tuttora non c'è. Parliamo un po' invece dell'equipaggio, che equipaggio è? È un equipaggio che ha tre riconferme nel timoniere, nel secondo reme che l'anno scorso era al quarto e nel capovoga. Poi abbiamo due elementi nuovi, uno è Alessandro Landini che ha vinto la Coppa d'Oro con Rione Fortezza e l'altro è Luca Casalini che, insomma, è un vocatore esperto, ha vinto un palio, fisicamente è un ragazzo, un atleta, insomma, valido. È un equipaggio, diciamo, che parte con delle ambizioni importanti. Ecco, sicuramente avrete fatto fortuna, avrete fatto dei test, anche se ancora non avete i guzzi ufficiali. Tutto va bene, a prescindere dal risultato penso che non avremo niente da recriminare. In attesa di questa ennesima Coppa d'Oro? Beh, come dice il proverbio, non dire gatto se non l'ha nel sacco. Noi quando l'abbiamo conquistata allora veramente diremo di avere in pugno questa Coppa d'Oro, perché la Pilarella è sempre più agguerrita. Gli altri ragazzi si sono rinforzati e attendiamo, fiduciosi nel nostro capovoca che ormai, come ben conoscete, insomma, è una persona unica. No, perché alcuni dicono che avete ammazzato il palio, vincete sempre voi, dice, non diverte più. Ma io invece direi un'altra cosa. La Fortezza ha sempre creato dei ragazzi che, se guardiamo, fanno il palio in vari rioni. Perciò noi diciamo, è un vivaio che poi diamo alle altre rioni, perché noi non è che ce li possiamo tenere tutti noi. Di conseguenza, ecco, forse siamo noi la risorsa per il palio. Fra l'altro, anche se non siete il rione più popoloso, siete veramente molto ben organizzati. Beh sì, diciamo che, sai, quando si vince tutto viene più facile. Più facile amalgamarsi. Sì, non ci sono nessuna discussione, nessuna che si mette il bastoncino fra le ruote, perché, per come, perché si vince e allora è tutto più facile. Senti, l'equipaggio è quello di l'anno scorso, c'è qualche cambiamento? No, assolutissimamente, l'equipaggio è sempre il solito, ormai con 3 anni, con quest'anno che stanno insieme, di esperienza, perciò noi diciamo che... Però non diciamo niente. Siete un po' la Juventus del Palio, non pensate che non siete un pochino antipatici? Sì, questo è vero, me ne rendo conto. Però noi siamo stati tanti e tanti anni che andavamo lungo la Fortezza veramente con la testa bassa perché non si vinceva. Ora è arrivato il nostro momento e ci devono sopportare.
è il 9 di luglio, la consegna dei Guzzi, è un momento importante per i Rioni. Il primo atto ufficiale del 76esimo Palio Marinaro dell'Argentario. Da oggi inizia, come detto più volte, questo mese di fibrillazione. Oggi ci sarà l'assegnazione delle barche ai Rioni, dei Guzzi, come li chiamiamo noi. In teoria dovrebbe essere l'ultimo anno di questi storici Guzzi come assegnazione. Vedremo, sicuramente è l'ultimo anno di questa amministrazione che gestisce consecutivamente ormai il Palio da 10 anni, e questo è il quinto anno io come delegato. Senti, ho sentito tutti e quattro i capitani dei Rioni, sono tutti carichi a pallettoni. Sì, come è giusto che sia e come è normale che sia, diciamo, in questo ultimo mese che ci separa dalla gara del 15 d'agosto. Tanta voglia di fare, tanta carica, tanto entusiasmo, bello così, perfetto così, ci piace così. Ho visto che hai detto l'ultimo palio di questa amministrazione, così, insomma, dice peccato. Ma no, peccato no, sicuramente. Perché per te il palio è... Per me il palio è per sempre, indipendentemente con la giacca, senza giacca, con i pantaloncini, eccetera. Ultimo anno da delegato, bellissima esperienza, il bilancio è positivo, positivissimo, ancora delle cose da mettere al fuoco, intanto abbiamo iniziato e speriamo, insomma, di fare questo finale in crescendo, magari con l'inaugurazione delle barche il prossimo anno. Carlo Alberto Perillo è colui che ha disegnato il manifesto del 76esimo Palio Marinaro, che noi sappiamo per i santostefanesi non essere un manifesto, ma una reliquia da conservare nel tempo, quindi una bella responsabilità. Sì, è una bella responsabilità ed è anche difficile fare un manifesto, perché è stato fatto in mille maniere, in mille modi. Infatti, come ho detto prima, io ho disegnato il primo manifesto e poi l'ho gettato via perché non aveva senso. È stata un'illuminazione vedendo la nuova piazza, la nuova spiaggia, ed è storia perché è basato sulla storia il palio, ma questo è basato anche sulla storia perché è un nuovo impatto grazie al sindaco Cerulli, e infatti il tema del palio, secondo me, si chiama imbarco, preparazione all'imbarco. Vorrei ringraziare innanzitutto la scuola elementare per aver dato la disponibilità per fare questo concorso, il direttore scolastico Rosa Tantulli e la giuria che ha scelto questi premi, il professor Gualtiero della Monaca, la maestra Mirella Galatolo e Alessandra Chiocca come segretaria dell'Ente Palio.
Quindi adesso vi leggo i vincitori. Primo classificato, no, partiamo dal secondo. Seconda classificata, Giorgia Manno, della sezione letteraria. Consegna il premio il capitano del Palio Gianni Calatolo. Il premio è un buono da 100 euro. Primo classificato, Giordano Picchianti. Consegna il premio sempre Gianni Calatolo, un buono da 150 euro. Il premio è spendibile in materiale scolastico. Per questa sezione i giurati hanno deciso di dare una menzione speciale ad Elena Metrano per il tributo di sentimenti ed emozioni trasmessi dal componimento presentato. Consegna il premio Gianni Calatolo. Allora, per la sezione grafica la giuria era composta da Mara Scotto, dalla maestra Marianna Caiazzo e da Gianni Calatolo per l'ente Palio. I vincitori: secondo classificato Silvia Schiano, consegna il premio il delegato al Palio Alessandro Roncolini, è un premio da 100 euro, anche questo spendibile in materiale scolastico. Primo classificato Alice Calchetti, premio ancora Alessandro Roncolini, questa volta il premio è di 150 euro. Sione Fortezza. Allora, il capitano del Rione Fortezza si sceglie la barca. Vediamo. Effetto di oggi. Scirocco, Rione Fortezza, Scirocco. Allora, proseguiamo con l'estrazione del secondo rione. Rione alla pesca, è chiamato il rione Pilarella, rione Pilarella. Pilarella, ecco. Annalisa, dirigente, la responsabilità, Annalisa. Maestrale, maestrale, Rione Pilarella maestrale. Sì, l'idea è tanto, poi quelli vanno messi a verbale. Terzo rione estratto. Rione Croce. Il palle rimane nell'urna. Dubbiosi. Capitano della Croce. Libeccio, Libeccio, Rione Croce, Libeccio. Ultimo rione estratto, ci dovrebbe essere scritto valle, a meno che non sono stati fatti brogli, dovrebbe essere scritto valle. Rione Valle. Andiamo. Guzzo Grecale, Grecale. Ultima volta da vice sindaco alla stazione dei Guzzi per Priscilla Schiano. C'è un po' di commozione, ho sentito. Beh sì, la commozione c'è, perché al di là di amare tantissimo il Palio, amare allora, tantissimo questo comune, ovviamente mi rendo conto che quest'anno intanto è l'ultimo anno da vice. Da vice sicuramente. Però non dico niente io.
No, no, speriamo, noi speriamo che il prossimo possa vedermi ancora su questo teatro. Oggi è un vero bagno di folla. Per la foto. Sì, un bagno di folla. Ragazzi, io penso anche dovuto al fatto che il sole si è un pochino allontanato, perché oggi era veramente molto caldo. Per cui bene questa cosa, è più fresco, la gente è scesa. E per questo motivo che io ho voluto fare quell'appello a noi Porto Santo Stefanesi di tutelare il nostro palio, perché dopo gli ultimi avvenimenti a Torino il nostro palio sarà veramente sotto una grossa forza armata, cioè molto molto sotto il mirino ovviamente delle, delle forze che dovrebbero proteggere ovviamente il territorio. Avete già fatto riunioni sulla sicurezza? Sì, sono state fatte diverse riunioni e ovviamente il palio è comunque una manifestazione che viene definita rischiosa, pericolosa, ma io veramente credo nei nostri compaesani, perché poi alla fine noi sentiamo il palio, siamo persone che, come dire, esultiamo, però non siamo degli sciocchi, lo amiamo talmente tanto che se dobbiamo rispettare delle regole le rispetteremo. Dato in sorte al rione Croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benedici il busso grecale, dato in sorte al rione Valle, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, benedici il busso maestrale, dato in sorte al rione Pinarella, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il guzzo scirocco, dato in sorte al rione Fortezza, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.